Salve care amiche ed amici, come state? Vediamo come vengo in questo video. Fino a che punto sono visibile se mi siedo in questo modo. Salve care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, e anche salve care amiche ed amici che mi guardate per la prima volta. Oggi, che è venerdì 30 dicembre 2016, faccio questo nuovo video per la soddisfazione di tutti quelli che finiranno l'anno domani, sabato 31 dicembre 2016, e vedranno come loro giorno di riposo il 1° gennaio 2017 cadere di domenica, perché molti mi hanno detto che questo è stato un anno orrendo, che gli ha portato molte cose brutte, molte cose funeste, perché è stato un anno bisestile. E io gli ho detto loro, a quanti mi hanno scritto in privato e nei social forum, va bene, sarà stato un orrido anno perché bisestile, ma non vi scordiate che se siete superstiziosi e vi augurate che il prossimo anno sia migliore, che il prossimo anno finisce con 2017, quindi che è peggio, un anno bisestile 2016 o un anno 2017? Chiaramente la cosa peggiore sarebbe stata un anno bisestile che terminasse in 17 o in 13, ma purtroppo questo non è stato possibile, se no avremmo fatto l'unplane. Però, date le cose che sono successe in tutto il mondo, io scommetto che non avremo nulla da rimpiangere delle cose brutte di quest'anno nel prossimo. Se tu hai vissuto il peggio, c'è sempre da essere pessimisti. Detto questo, e augurandovi ancora una volta felice anno nuovo, perché forse domani non so se potrò registrare un video sabato, allora lo registro oggi che c'ho tempo. Beh, mi sono venute delle riflessioni ed è per questo che faccio un video. Io a volte i video li faccio quando ho tempo di farli, e non sempre ho del tempo. A volte ne faccio 3, 4, 5 in una settimana, a volte per 2 mesi non ne faccio neanche uno. Ecco perché in 4 anni ho appena fatto 630-640 video. Se fossi stato più metodico ne avrei fatti di più. Ma adesso bando alle ciance, che non so che cosa sono. Mi è venuta una riflessione, no? Pensando a quello che è successo, che Matteo Renzi, personalizzando il referendum, lo ha fatto perdere, e per fortuna che gli italiani si sono svegliati, perché magari della Costituzione non gli sarebbe fregato niente a nessuno, ma di Matteo Renzi sì. Quindi molti sono andati a votare, cosa strana perché mi sembra che è andato a votare più del 60% aventi diritto al voto, in un trend che è storico, che ha sempre visto andare a votare pochi o nessun italiano, quindi molte volte il referendum perdeva il quorum, come è successo con il referendum per le estrazioni petrolifere a 20 miglia dalla costa. Non è andato a votare nessuno, poi tutti si lamentano degli sversamenti di greggio. Invece, personalizzando il referendum, se lui lo avesse personalizzato anche quello delle estrazioni petrolifere, sarebbe stato meglio. E siccome prometteva da più di un anno che si sarebbe dimesso se non passava la riforma costituzionale, lo ha dovuto fare perché la sconfitta per lui è stata smaccante. Cioè, più del 60% degli italiani che hanno votato hanno detto no al cambio costituzionale, ma lui non ha mantenuto le sue promesse fino in fondo,
perché aveva detto che oltretutto si sarebbe ritirato dalla vita politica attiva, come del resto lo aveva promesso Giorgio Napolitano, che per evitare una crisi costituzionale, una crisi di governo, si era obbligato a rimanere ancora in carica come presidente della Repubblica Italiana. Poi lo abbiamo visto durante i giorni delle consulte referendarie nel Parlamento e nel Senato, che andava a parlare con Mattarella e con gli altri. Ma come? Non aveva detto che dopo il sacrificio che faceva a rimanere ancora in carica come presidente si sarebbe ritirato dalla politica? E invece mi sembra che è rimasto come senatore a vita e che continua attivamente a fare politica. Infatti, che ci faceva parlando nell'aula del Senato o del Parlamento, niente di meno che con Mattarella, che poi mi sembra che si gli chiamino Giorgio i due, Napolitano e Mattarella. Che ci faceva Napolitano parlando con Mattarella? Non si era ritirato dalla politica, si è riciclato e rimane attivo ancora, perché lui ha fatto in pratica, Napolitano, una campagna proattiva a favore del sì al referendum sul cambiamento costituzionale, se aveva detto che si ritirava dalla politica. Matteo Renzi, e quindi continua come Giorgio Napolitano a far parte dell'universo politico, del sottobosco politico. E poi ancora non se ne è uscito dal PD, anzi ne vuole rimanere il leader. E mi ricorda che i Democratici Italiani, e quindi questo è il punto, i Democratici Italiani hanno qualcosa in comune con i democratici del Partito Democratico statunitense. A parte la campagna sporca che ha condotto sia Hillary Clinton che, dicono, Donald Trump, soprattutto i partitari di Hillary Clinton, adesso Barack Obama non si dà pace. Prima di andarsene vuole sincerarsi delle ragioni per le quali abbia perso Hillary Clinton e naturalmente fa di tutto per provocare i russi. Ha incluso, espulso degli ambasciatori e dei diplomatici russi dagli Stati Uniti, cosa che invece non ha voluto fare il democratico Putin, anche se non fa parte di un partito democratico, perché lui sta più con il dialogo che non con le espulsioni. In verità ognuno è libero di fare quello che vuole, però non credo che questi siano i frangenti più opportuni per fare di queste scemate, per espellere dei diplomatici di un paese con i quali è meglio andare d'accordo. Poi c'è una persona, un giornalista, che fa dei buoni video, però non mi ricordo come si chiama. Momento che filmo tutto in diretta, vorrei avere già la risposta pronta.
No, niente. Vediamo un po' se trovo. Perdonatemi, ma no, niente, quando uno cerca qualcosa. Ah, ecco. Stavo per fermare la registrazione. Paolo Bernard. Forse riuscirò a tagliare questo segmento. Paolo Bernard. Ne dice ogni tanto di tutti i colori come Beppe Grillo. È veramente un personaggio molto colorito, per quello ne dice di tutti i colori. E dice cose molto interessanti, ma se si scende nel dettaglio, caro Paolo Bernard, ogni tanto non ci azzecchi. Ha detto che era meglio Hillary Clinton a Donald Trump, proprio perché Hillary Clinton, diceva Paolo Bernard, è corrotta dalle corporazioni, come sanno tutti in Nord America. E quindi lei, Barack Obama, il marito, Bill Clinton, i Bush, i Reagan, Carter e tutti sono stati comprati dalle lobby dell'industria, delle banche, della finanza, dell'industria, del commercio, delle catene di negozi. E quindi Paolo Bernard, la sua teoria era che i corrotti possono essere controllabili, che è una vecchia teoria, non è sua, e quindi tutto quello che vuole la finanza globale è controllare il mondo, non distruggerlo, perché finirebbero i negozi. Infatti le guerre sono da sempre controllabili, la finanza sa come adattarvisi, ma una guerra apocalittica e nucleare uscirebbe fuori dai loro schemi, dai loro controlli, e quindi è tutto ciò che loro non vogliono. Invece, secondo Paolo Bernard, Donald Trump sarebbe un cane sciolto, un mad dog, un cane pazzo, che oltre ad abbaiare avrebbe potuto fare quello che vuole se sarebbe venuto in mano ai codici di lanciamento nucleari, perché secondo lui il presidente ha libero diretto accesso al lancio dei missili nucleari e può fare una guerra nucleare in qualsiasi momento. Da quello che sta saltando fuori, invece, per quanto riguarda la pericolosità, sarebbe stata più pericolosa, secondo me, Hillary Clinton, proprio perché sarebbe stata la continuità della presidenza di Barack Obama, perché Barack Obama sta continuando ad attaccare la Russia con il pretesto degli hacker che avrebbero fatto perdere i democratici statunitensi, sta cerchiando commercialmente la Cina e soprattutto come Paolo Bernard diceva che Donald Trump era pericoloso perché avrebbe lasciato in disparte Israele, gli avrebbe sciolto la mano, non l'avrebbe più frenato e questi avrebbe subito fatto guerra contro l'Iran e sarebbe venuta la prima guerra nucleare e la terza guerra mondiale. Nulla di più falso. Infatti, vediamo che chi si aveva allontanato da Israele era proprio Barack Obama,
e la signora Clinton, che almeno formalmente avevano tolto ogni aiuto allo stato sionista di Israele. Infatti possiamo vedere che negli ultimi ricevimenti il premier israeliano non è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, ma dal presidente del Senato. Quindi non è stata una visita ufficiale, ma ufficiosa. Invece ci sono due cose che si vede perché è un po' ciecato Paolo Bernard. Non ha visto, primo, che lo studio nel quale si filma per mandare video per il mondo lo stesso Donald Trump è pieno di placche, di diplomi e di iscrizioni scritte in ebraico, con tanto di Hanukkah, di candelabro a 5 o 7 braccia. Secondo, che lui ha detto che farà di tutto, una volta che assumerà il carico di presidente, perché formalmente è già presidente ma assume il 22 gennaio, una cosa così, farà di tutto per revertire la sanzione delle Nazioni Unite a Israele, a fermarsi con gli assentamenti nei territori occupati, i villaggi nei territori occupati israeliani, territori occupati palestinesi, che già in pratica Israele, contando sull'appoggio di Donald Trump, continua a costruire dei villaggi nei territori occupati palestinesi, cosa che viola ogni risoluzione di Nazioni Unite dall'anno, se non 56, almeno 67. E gli israeliani non possono continuare a costruire villaggi, interi villaggi, interi kibbutz, interi villaggi agricoli nel cuore dei territori palestinesi, perché così facendo frammentano il territorio palestinese e lo fanno scomparire. Nazioni Unite ha fatto centinaia di risoluzioni contro lo Stato ebraico di Israele, sono sempre state disattese. Adesso, grazie al fatto che i paesi non allineati hanno più peso che nel passato, Venezuela, Brasile, Colombia, paesi dell'Africa e dell'Asia, soprattutto Cina, Russia, Nazioni Unite ha sancito Israele e gli ha intimato di frenare la costruzione nei territori occupati e di discutere di dare metà o tutto Gerusalemme agli arabi palestinesi. Per chi non lo capisse, in pratica gli israeliani vogliono togliere la cupola, il tempio della cupola, dalla spianata di Al-Aqsa per ricostruire il terzo tempio, che è un luogo santo, la cupola della roccia, per i musulmani. E Gerusalemme è contesa fra arabi israeliani, arabi palestinesi, cristiani ed ebrei israeliani, perché ci sono anche palestinesi israeliani che sono o cristiani o musulmani o anche ebrei, quindi è tutto un casino. A volte litigano fra di loro le varie confessioni cristiane, a volte sanguinosamente, durante per esempio il Natale o la Pasqua, perché c'è un ordine gerarchico e fanno a turno le varie confessioni cristiane fra chi accende le prime candele nel tempio, quando della Natività o della Resurrezione, non so che cosa, quando si festeggia una celebrazione solenne. E a volte ci sono delle vere e proprie risse per chi accende le candele prima, e una volta è partito pure un incendio e sono morte delle persone. Quindi si vive in questo clima in Terra Santa.
Ma Paolo Bernard, da grande statista, ha detto che il pericolo per Israele era se vinceva Donald Trump, perché Donald Trump voleva sbarazzarsi di Israele e non avrebbe più appoggiato. Invece Hillary Clinton avrebbe continuato ad appoggiare Israele. Forse durante la campagna elettorale Donald Trump ha promesso di distanziarsi da Israele, forse per far presa sull'elettorato medio borghese nordamericano del Middle East, che di Israele non gliene frega niente. Ma adesso in questi giorni ha detto tutto il contrario, che si dichiarava orripilato dalla risoluzione delle Nazioni Unite contro Israele e che avrebbe fatto il possibile per revertire la sentenza del Tribunale delle Nazioni Unite che intimava Israele a frenare l'avanzata delle colonie in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, cioè le colonie nei territori occupati. Che i territori occupati sono stati determinati, sono stati fondati dalla volontà delle Nazioni Unite, perché la volontà degli israeliani era di uccidere quanti più palestinesi possibile o di cacciarli via direttamente dalla Palestina. Quindi non è grazie a Israele o agli israeliani che esistono i territori occupati palestinesi, ma è grazie alle Nazioni Unite. Poi negli ultimi anni si sono costruiti così tanti assestamenti, così tante colonie, così tante fattorie, kibbutz, nei territori occupati, che in pratica i territori occupati stanno sparendo e sono sempre più a macchia di leopardo. Quindi è difficile per i palestinesi comunicarsi fra di loro e andare da una zona a un'altra, perché devono passare fra un checkpoint e un altro. A volte sono delle dimensioni, territori occupati, di piccoli quartieri, a volte di qualche isolato, tanto per darvi un'idea, perché Israele di per sé non è molto grande. Poi non sono riusciti ad annettersi altri territori della regione, si sono potuti annettere soltanto parte del Sinai, che è deserto, e parte del deserto di Libano e di Siria, nel quale passano quelli dell'ISIS o Daesh, per avere cure mediche dallo Stato israeliano, assistenza militare, armi e approvvigionamento. Una volta che i russi hanno iniziato a bombardare i confini israeliani e turchi con Libano e Siria, e l'ISIS o Daesh ha avuto uno smacco e ha iniziato il declino di quella potenza che è stata creata dai servizi segreti israeliani, turchi, pakistani, della penisola araba, cioè sauditi e degli Emirati Arabi, e degli Stati Uniti e di parte dell'OTAN o NATO, per rovesciare uno dei tanti regimi economicamente scomodi a Washington, cioè quello di Damasco, se non mi sbaglio, quello di Bashar al-Assad. Non so se Damasco sta in Siria. Adesso, per non dire una scemata, cerco. Sì, esatto, è la capitale della Siria, lo sapevo. Quindi, come dirvi, care amiche ed amici miei, e caro Paolo Bernard, io ti seguo, guarda i tuoi video. Dici cose intelligenti, ma non so se ci hai preso una bufala perché tu stesso ci hai creduto, o se ci hai voluto vendere una bufala, perché se c'è stato un governo realmente critico nei confronti di Israele, soprattutto nel suo secondo mandato, non dico estremamente critico
come lo sono i veri critici in Europa del governo sionista di Israele. Però, per quanto possibile aspettarsi da un governo nordamericano, negli ultimi, se non 50, almeno 100 anni, anzi, negli ultimi anni dalla fondazione dello Stato sionista di Israele, il governo più critico che c'è stato in Nord America è stato quello del secondo mandato di Barack Obama, soprattutto nella seconda, dalla seconda metà del secondo mandato di Barack Obama, perché non ha ricevuto in forma ufficiale una delegazione israeliana capeggiata dal presidente o dal primo ministro, che l'hanno ricevuto infatti l'hanno ricevuto nel congresso, nel senato, nella camera alta, non so come si chiami là, una delegazione di senatori e l'equivalente di senatori e di parlamentari nordamericani repubblicani, contrari alla politica dei democratici che erano diventati molto critici degli israeliani, soprattutto perché volevano intervenire per conto loro nei conflitti della regione, rovinandogli le loro già rovinose intervenzioni. E tu hai detto il contrario, che se fosse rimasta Hillary Clinton avrebbe tenuto ancora bada Israele. Invece, a quanto sembra, quelli sono i piani di Donald Trump. Eccomi di ritorno. Allora, dicevo, Donald Trump ha promesso solennemente di riannodare più solide relazioni con lo Stato sionista di Israele, rimediando a tutti gli errori, secondo lui gravi, dell'amministrazione Obama, di cui faceva parte anche Hillary Clinton. Quindi vuole riprendere delle relazioni più strette possibili. Allora, Paolo Bernard, ti sei distratto o ci hai presi di sorpresa? Altro che Donald Trump finalmente si allontana da Israele. Lui si vuole avvicinare molto di più di quanto Bush padre e Bush figlio si fossero avvicinati a Israele. In pratica, forse vorrà adottare come seconda cittadinanza la cittadinanza israeliana. Guarda un po', per tutti quelli che si aspettavano che finalmente gli Stati Uniti si allontanavano da Israele, doveva vincere Hillary Clinton, ma lei si voleva allontanare, come anche Barack Obama, dalla Cina e dalla Russia. Siccome nella geopolitica gli equilibri sono molto importanti, è più importante che gli Stati Uniti litighino subito con Russia e Cina o che conservino le relazioni con Israele, perché riguardo la Cina non so, ma riguardo la Russia Donald Trump si vuole avvicinare molto anche alla Russia. Allora forse in questo conviene Donald Trump. Altro che cane sciolto, Donald Trump ha detto che rimedierà a tutti gli errori commessi da Barack Obama nel suo allontanamento con la Russia. Infatti, da democratico che è, Barack Obama non accetta la sconfitta del suo partito a mano di Hillary Clinton. È sempre colpa di altri, della campagna sporca di Donald Trump, dei cloni in internet che lavoravano per Donald Trump,
degli account taroccati di social network che lavoravano per Donald Trump, dei media che stavano con Donald Trump, degli hacker russi e cinesi che hanno sabotato gli account di Hillary Clinton. Per quello sono venute alla luce cose che non si sarebbero dovute sapere circa Hillary Clinton, perché effettivamente il punto della questione non è se ci sono stati degli email sgamati dagli hacker, ma il fatto si è saputo grazie, non so se a hacker russi e cinesi o a hacker interni all'amministrazione del Partito Democratico, stavo per dire democristiano, che Hillary Clinton, Hillary Rod Clinton, ha fatto di tutto per silurare il suo più diretto e acerrimo avversario interno, Bernie Sanders. Bernie Sanders avrebbe vinto, e io sono convinto che se vincevano le interne, se vinceva le interne democratiche Bernie Sanders o Sanders, lui avrebbe vinto contro Donald Trump. Invece, grazie a tutte le mail che Hillary Clinton ha inviato per far perdere Bernie Sanders ai suoi dirigenti di campagna e ai dirigenti del Partito Democratico, Bernie Sanders ha perso, ma ha vinto alla fine Donald Trump. Perché perché ha vinto Donald Trump nel Partito Repubblicano? Perché era la miglior scelta per i votanti repubblicani, e ha vinto tutte le interne o la maggior parte delle interne repubblicane. Perché ha vinto Hillary Clinton, a parte il taroccaggio degli email, che probabilmente è stata una talpa interna al Partito Democratico a rivelare a WikiLeaks gli email di Hillary Clinton, e non supposti agenti speciali o spie russe governative? Perché era la migliore candidata per la maggior parte dei votanti democratici, ma a livello nazionale invece i calcoli erano diversi. A livello nazionale Donald Trump non sarebbe stato il miglior presidente contro Bernie Sanders. Io credo che per il 60 e passa di nordamericani che sono andati a votare, che non sono stati molti, io credo che Bernie Sanders sarebbe stata un'alternativa migliore, perché lo vedevano più di sinistra, più socialista e più vicino alla gente di Donald Trump, che è aristocratico, figlio di famiglia ricca, nato in una culla d'oro. Ma tra Donald Trump e Hillary Clinton, come si è visto, anche molti elettori democratici hanno preferito votare, magari tappandosi il naso, per Donald Trump, perché hanno considerato che Hillary Clinton era peggiore di Donald Trump. E infatti molti hanno strillato e hanno pianto fra i democratici quando Bernie Sanders ha dichiarato di ritirarsi, perché lo hanno obbligato a ritirarsi, non è che ha perso, non ha perso le interne, si è ritirato, almeno così credo, e in pratica ha fatto vincere a Hillary Clinton e ha detto votate Hillary Clinton. Molti si sono messi a piangere come dei disperati quando hanno visto che già aveva vinto Hillary Clinton in una maniera o in un'altra. Io credo perché si è ritirato Bernie Sanders. Quindi questo significa che per la maggior parte dei democratici era meglio Bernie Sanders. Adesso che succede? Che in America ci sono stati anche altri due candidati indipendenti,
che hanno avuto 800.000 voti e 400.000 voti. Quindi è come se gli elettori dei repubblicani fossero stati il 40%, gli elettori dei democratici il 40%, con un 10% nel mezzo e un 10% di indecisi. Perché Donald Trump è riuscito a rubare i voti degli indecisi, del quel 10% che hanno votato, e magari un 10 o 20% di voti ai democratici? Perché ha avuto come sfidante alle elezioni presidenziali Hillary Clinton. Se si fosse trovato come sfidante alle presidenziali Bernie Sanders, non avrebbe vinto anche con i voti dei democratici, ma magari avrebbe perso, perché Bernie Sanders gli avrebbe tolto il 10 o il 20% dei voti a lui, visto che molti repubblicani sono ispanoamericani e afroamericani, che sono conservatori, perché magari molti latinoamericani in Nord America hanno preferito votare per Donald Trump, o avrebbero preferito votare per Bernie Sanders, ancora meglio, per non votare a Hillary Clinton, perché già erano stufi di Bill Clinton e di Hillary Clinton e di come fossero appoggiati in tutti questi anni, dai tempi di quando era Bill Clinton governatore dell'Arkansas, dalle lobby, dalle corporazioni, dalle industrie, dalla finanza. Hillary Clinton rappresenta quello: la finanza, le lobby, le corporazioni, le multinazionali, la globalizzazione, le industrie che chiudono per trasferirsi in Messico o in Cina. Beh, con questo finisce il mio intervento, che sta durando molto, se no il video poi viene ultra pesante, io ho altre cose da fare. Grazie per avermi seguito, e questo era un'ispirazione che mi è venuto in mente, cioè come si assomiglino quelli del Partito Democratico italiano a quelli del Partito Democratico statunitense, dei democratici statunitensi, soprattutto come Renzi e i pidini italiani non accettino la sconfitta mai e l'attribuiscano ad altri, allo stesso modo che Barack Obama, Hillary Clinton e Bill Clinton non hanno mai accettato la sconfitta, ma la attribuiscano ad altri, a Donald Trump, ai media, a internet, ai servizi segreti russi, tutto quello che vuoi. Quindi adesso si sa che i democratici di tutto il mondo si assomigliano nel non accettare le sconfitte. Poi, per quanto riguarda Paolo Bernard, non ci hai azzeccato, ci hai toppato. Donald Trump appoggerà molto più di Barack Obama e Hillary Clinton a Israele, e altro che sciogliergli la mano, piuttosto si avvicinerà a Russia e forse a Cina. Allora, ciao a tutte e tutti voi dal vostro Sant'Enchan, grazie di seguirmi, e ancora una volta buone feste, felice anno nuovo, forse ci vediamo dopo il 1° gennaio, ma ricordatevi, quest'anno è stato un anno bisestile, ma il prossimo finirà in 17, perché l'anno nuovo è l'anno 2017. Quindi fra più di 24 ore più o meno inizierà il 2017. Se siete scaramantici e superstiziosi dell'anno bisestile, non vi dico, ci avrete più o meno 365 giorni di Iella, perché sarà 2017. Quindi anche voi attribuirete, come Hillary Clinton, Barack Obama e Matteo Renzi, tutte le vostre disgrazie all'anno 2017, perché finisce in 17. Arrivederci.